Back America, sì, che è una canzone di Luttazzi che noi avevamo messo su insieme. Non era, mi sembra, di Luttazzi, il quale poi abbiamo, ci siamo incontrati tante volte, eravamo buoni amici. Un'altra cosa in cui voi eravate molto bravi erano ad esempio le imitazioni degli altri gruppi. Ad esempio avevate imitato i Platters, non ricordo sì. In quale occasione. Sì, il disco era intitolato Un disco dei Platters, perché abbiamo un po' in un certo senso fatto la parodia di come cantavano con quelle voci acute, falsetti, eccetera. Avevamo uno dei quattro, Chiusano, che era specializzato per fare Oh Oh Only You, che era appunto un brano del Platters. E lei nel 1960, insieme al quartetto, partecipò ad una simpatica, come posso dire, un simpatico video con Mina, se ne ricorda? Sì, con Mina, eravamo qui da Milano, mi sembra che l'abbiamo fatta quella trasmissione. Sì, c'era anche lei, era agli inizi proprio, qui in uno studio che si chiamava Teatro della Fiera, qui a Milano, ed era dentro il circuito della Fiera Campionaria, non quella di adesso, ma quella di una volta. Ci si entrava non dall'ingresso principale, da un cancello grande dietro, e quella con Mina proprio mi pare che abbiamo fatto l'anno a Milano, sì. Beh, ma noi, guardi, a noi piaceva cantare, ci siamo conosciuti, dunque diciamo casualmente, perché io il quartetto Cetra a prima maniera l'ho conosciuto a Roma, dove io abitavo, e il tipo di degli arrangiamenti vocali li ha fatti tutti mio marito Virgilio, quindi avevano un'impronta nostra, perché ognuno diceva la sua, se c'era qualcosa che non gli piaceva si cambiava. Non posso dire che siamo stati il primo quartetto misto vocale, perché in Italia in quel momento non ce n'erano, c'erano o quartetti o tri femminili o maschili, non c'erano mischiate donne. Poi sono venuti fuori 2+2, che erano due ragazzi e due ragazze, ma insomma, e prima erano in quartetto Cetra, erano quattro uomini. Ci sono dei video in cui suonate, ma forse sarà in playback, giusto, tutti e quattro? No, io non ho mai suonato in video. Neanche fatto finta. Sì. Ah, ma erano tutti finti gli strumenti. Sì, Giacometti sapeva, c'era Kramer che gli aveva insegnato come mettere le dita per suonare un pochino il basso. E Chiusano suonava la batteria, mio marito, poi Virgilio suonava il pianoforte molto bene. Aveva fatto il conservatorio a Roma, Santa Cecilia. Era lui praticamente il maestro, perché io la musica la conoscevo un po', ma insomma non avevo neanche tanto bisogno di conoscerla, nel senso che avrei potuto anche leggere, ma siccome io avevo la prima voce, il canto, quello lo imparavo molto facilmente, insomma, erano gli altri che avevano la parte difficile, perché erano dei controcanti che a volte, sentiti uno vicino all'altro, stridevano, messi insieme in quattro invece veniva fuori l'armonia giusta. Il Visconte di Castelfombrone. Ecco, questa è la prima canzone che ha cantato il quartetto maschile. Siamo poi quartetto. Ho preso il posto di uno, di quello che è andato via, che doveva laurearsi perché il padre si era molto arrabbiato che avessero abbandonato gli studi per mettersi a cantare in un gruppo, eccetera. E allora lui ha detto: ragazzi, io me ne devo andare. E io, che ero già sposata con Virgilio, perché li conoscevo da qualche anno, insomma, dal 44 almeno, e avevo cantato da solo, ho fatto tutta la tournée con Alberto Semprini, che era uno splendido pianista dell'epoca, e
mi sono proposta, ho detto, ma perché non proviamo a fare un quartetto misto? Visto che io il vostro repertorio lo conosco alla perfezione, perché ero già sposata con Virgilio. E quindi sono entrata nel quartetto così, in un certo senso casualmente, perché abbiamo provato, abbiamo visto che le voci legavano e ci sono rimasta. E nella vecchia fattoria, quella è stata il grande successo, ed è praticamente è stato Giacobetti, il romano, che andando ai mercatini, quelli che ci sono, delle, chiamiamole usate, a Roma, ha trovato un vecchio disco di Nat King Cole, che cantava appunto questa canzone, che è diversa, perché noi ci abbiamo aggiunto delle cose e l'abbiamo un po' cambiata. Ma parlava di due animali, adesso non mi ricordo neanche che una gallina e un'altra cosa. E allora c'è stato fatto su da Giacobetti il testo per la vecchia fattoria. E gli animali non sono quelli della canzone originale. Che aspetti, in inglese il titolo è All the Farm, non me la ricordo il titolo in inglese. Non sono così le parole, non è stata tradotta, ecco, semplicemente è stata aggiustata su di noi per fare questa cosa con tanti animali, insomma. È una canzone divertente, che poi nel cantarla in tanti anni cominciavamo a un tempo, finivamo velocissimi, eccetera, col finale che a volte era uno sparo, e poi non mi ricordo neanche, ma insomma. È stata un po' la nostra sigla. Un bacio a mezzanotte è praticamente un duetto che l'hanno fatto in teatro, in una rivista, ma però adesso non mi ricordo più se la cantava. Non me lo ricordo, guarda, devo andare troppo indietro con gli anni, dovrei essersi preparata a ricordarmi queste cose, ma non è facile, insomma. Dopo tanti anni, bacio a mezzanotte, non so se era Lavanda Osiris che l'ha cantato, ma Lavanda, ma però l'ha cantato in una trasmissione con noi, e cioè lei ha fatto quella parte che facevo io e i maschi facevano l'altra parte, che poi dopo, quando abbiamo continuato fuori delle riviste, facevo io il canto e gli altri facevano le varie risposte, insomma, gli altri tre. Però mi vuole bene quella lì, ed è un po' uno scherzo, insomma, perché adesso non mi ricordo se il testo era di Giacobetti, perché sa, tante canzoni le abbiamo fatte un po' insieme, con Virgilio al pianoforte, magari c'era lo schema di qualche cosa che si faceva, o di una musica che avevamo così nell'orecchio, ma era Virgilio quello, era il pianista, quindi era lui il musicista, e noi imparavamo ognuno la sua parte, poi ci mettevamo insieme e poi la facevamo, insomma. Il pericolo numero uno, che era una canzone che mi pare cantava Claudio Villa, sì. La cantava molto, molto seriamente, ma sì, mi ricordo, ma noi l'abbiamo fatta invece scherzando, e non mi ricordo com'era, insomma. Sì, mi ricordo più la melodia, ma non le parole che dicevamo, insomma. Ecco, la canzone che mi è rimasta molto nel cuore, perché era di mio marito, era I ricordi della sera, È scesa malinconica la sera. E poi c'era tutto il resto, ed era una bella canzone, lenta e molto romantica. Ma in un palco della Scala, tanti ricordi, perché per la prima volta l'abbiamo fatta in teatro, non alla radio. Facevamo in teatro, dove c'era
ricostruito un palco della Scala con tutti i fregi e tutto quanto, e noi la cantavamo dentro vestiti in costume dell'Ottocento, perché appunto parlava di una Scala di tanti anni fa, non di adesso, nell'Ottocento, sì, nel 73 mi pare, 873, e quindi, ma mi sembra che quella lì, il testo sia di Giovannini e Garinelli, ci hanno presentato questo testo e poi ci abbiamo ricamato su la parte musicale, adesso non mi ricordo neanche, pensi un po' se era di mio marito o se era di Kramer o se era, non me lo ricordo. Allora, come Concertino. Concertino, anche a di luna sotto il balconcino, sì. Concertino me la ricordo, ma non mi ricordo, me la ricordo vagamente. Era una sigla finale di Buone Vacanze, dove mangiavate l'anguria insieme a Gorni Kramer. E allora era fatta lui, Concertino. Mangiavamo l'anguria, non me lo ricordo questa cosa. In cena. Mangiavate l'anguria sul tavolino. Fatto magari, perché c'è, mi ricordo che Kramer faceva quella, con un pifero, ma faceva finta perché lui suonava divinamente la fisarmonica. Quella allegramente faceva Kramer. Allegramente anche, sì. Ce ne sono tante. Tante, è vero. Sì, le ho cantate tutte volentieri perché le sceglievamo noi, ce le facevamo. E quindi Giacobetti ogni tanto arrivava con un testo e allora Virgilio ci faceva sulla musica. E se magari la musica aveva bisogno di essere un po' allungata, ci si aggiungeva qualche parola oppure tagliavamo delle frasi, insomma, hanno lavorato molto insieme Giacobetti e Savona, mio marito. Ma sì, ma come quartetto, guardi, siamo partiti nel 47 e abbiamo finito nell'85. Perché abbiamo fatto l'ultima esibizione nell'85, sempre per la RAI, non mi ricordo adesso il titolo, mi pare qui da Milano. E ecco, poi purtroppo nell'88 è mancato Tata, che si chiamava Giovanni veramente, ma insomma era un nomignolo che gli avevano dato a scuola, perché esisteva a Roma un certo... Una via c'è anche che si chiama Giovanni Tata, e siccome allora lui si chiamava Giovanni, allora come nomignolo gli hanno dato Tata e Tata è rimasto. E poi a Milano ha tutt'altro significato, è una bambinaia la Tata, e quindi... Qualche ricordo di Sanremo? Molto poco, ho fatto uno solo e abbiamo un po' preso in giro le canzoni. Le abbiamo fatte un po' scherzando, come eravamo abituati noi, che cercavamo sempre di trovare qualche cosa di spiritoso. E allora qualche autore si è offeso, ha trovato che insomma le canzoni bisogna cantarle come sono, non è? E quindi non ci hanno chiamato più. È tutto lì. E poi non mi ricordo altro, perché l'abbiamo incisa, perché i pezzi che abbiamo fatto al festival li abbiamo incisi tutti. Mi ricordo c'era Cirillino Cilli, avevo un bavero, beh quello è stato un successo, avevo un bavero color zafferano e la Marsina color ciclamino, sì. E noi ci divertiva molto questo travestimento ottocentesco, che poi finiva malissimo perché la fanciulla amata finiva affogata, perché per prendere un fiore che il fidanzato le aveva mandato su un ruscello ci è cascata dentro ed è morta annegata. Quindi non era molto allegra, però la canzone era bella ed è piaciuta molto. Questo sì, me lo ricordo.